18 in punto, buonasera in diretta, il Fatto del Giorno. Questa sera parliamo ancora della tragedia di Guarda. Domani i funerali delle tre vittime si terranno il primo in mattinata, poi in contemporanea alle 14:45, sempre a Niguarda, ovviamente il funerale delle altre due vittime. Ne parliamo questa sera con Nello Patta della Federazione della Sinistra. Buonasera Patta. Buonasera Rifondazione. Roberto Di Stefano, consigliere comunale a Sesto San Giovanni. Siamo Buonasera. siamo in attesa di David Gentili, presidente della commissione antimafia di Milano, e di Max Bastoni, consigliere comunale della Lega Nord. La notizia di oggi è proprio questa, cioè si terranno domani i funerali delle vittime. Le cerimonie si terranno in forma privata e individuale, quindi non saranno funerali fatti insieme. Alle 11 nella chiesa di San Martino di Niguarda in piazza Belloveso, quello di Alessandro Carolè, 40 anni, ucciso in un bar. Alle 14:45 nella stessa chiesa sono previste le esequie di Ermanno Masini, il pensionato di 64 anni, e nella parrocchia della Pentecoste in via Graf il funerale di Davide Carella, 21 anni. Vi ricordo il numero per intervenire in diretta: 0248 09 0121, per intervenire con noi. Patta, partiamo da questa notizia dei funerali di domani. Si pensava a una cerimonia comune, invece saranno fatti in forma privata. Cosa ne pensa? Ma penso che la politica si sia esercitata già troppo nella strumentalizzazione di questo fenomeno. Tra l'altro, in presenza di fatti forse differenti per efferatezza e gravità, ma simili, come il disoccupato, il licenziato che entra nel bar e spara all'americana, l'attenzione rimane concentrata, chissà perché, sempre invece in una sola direzione, viene strumentalizzata. Ci sono problemi gravissimi di questo paese, stiamo finendo in tempi rapidi per diventare un paese povero, rapidissimi. Il lavoro, il problema gigantesco di questa fase. Il governo che non fa niente, tutto passa in secondo piano e prevalgono le grida strumentalizzatrici. Quindi domani sono i funerali privati bene, silenzio bene, pietà bene, compassione umana bene, strumentalizzazioni no. Bastoni, intanto ci ha raggiunto Max Bastoni, consigliere comunale per la Lega Nord a Milano. Ci ha raggiunto anche Davide Gentili, presidente della commissione antimafia e consigliere comunale per il Partito Democratico a Milano. Bastoni, mi interessa ritornare su questo argomento che ha lanciato Patta, cioè due pesi, due misure, due tragedie trattate in maniera molto differente, quella di Niguarda e quella avvenuta pochi giorni fa in questo bar in cui un operaio ex dipendente entra e uccide titolare e figlio. Cosa ne pensa? No, non sono trattati in maniera differente. Il problema sostanziale è questo: a Milano c'è o non c'è un problema di sicurezza? Secondo noi c'è un problema di sicurezza e bisogna parlarne, non è strumentalizzazione, bisogna parlarne. E parlarne, e ognuno di noi poi farà la propria analisi e tirerà le proprie conclusioni. Noi siamo innanzitutto amministratori della cosa pubblica, e quindi dobbiamo cercare di dare delle risposte. Le risposte che ha dato questa amministrazione, secondo noi, sono del tutto insufficienti alla realtà e alla richiesta di sicurezza che c'è nella nostra città. Dopo questi avvenimenti tragici, tragicissimi, io non faccio una graduatoria quando ci sono dei morti, cos'è meglio, cos'è peggio, c'è una graduatoria, se vogliamo fare una graduatoria, la cosa più grave è il fatto che c'è una classe politica, o perlomeno una parte di classe politica, che finge che il problema della sicurezza non ci sia. Se si parla di sicurezza si strumentalizza, se si parla di sicurezza si è dei razzisti, se si parla di sicurezza si è fuori tempo, perché ormai adesso bisogna solo parlare di lavoro. Gentili, a proposito, finisco velocissimo. Voglio una risposta immediata, Gentili, una risposta immediata. Ma il problema sicurezza c'è sempre, nel senso che il tema della tutela, della sicurezza dei cittadini è un tema centrale, che coglie un bisogno centrale della persona umana, quella di salvaguardare la propria vita. Ciò che è accaduto a Niguarda ha veramente
dell'assurdo, perché non si capisce proprio il motivo per cui questa persona abbia ucciso, la pazzia, la droga, e questo sconcerta ancora di più e chiaramente rende più insicuri i cittadini, questo non lo si può negare. Nel momento in cui uno alle 5:30 va in piazza Belloveso a prendere un caffè e si ritrova uno che lo uccide senza un motivo, se non appunto probabilmente le voci che questa persona sentiva dentro di sé. Quindi il problema della sicurezza c'è e non si può assolutamente negare. Il problema, come diceva Patta, è capire se in un momento storico così, di grandissima conflittualità, di grandissima disperazione, usiamo le parole giuste, i toni giusti per affrontare i problemi oppure vogliamo strumentalizzarli. In questa seconda ipotesi, in un momento storico come questo, è un rischio eccezionale, perché si rischia veramente che la gente perda il lume della ragione. Di Stefano, come rispondete anche voi? Il PDL cosa chiede su Milano? Ma assolutamente nessuno parla di strumentalizzazione o tenta a strumentalizzare la situazione. Si vuole affrontare il problema in maniera costruttiva, prendendo coscienza, e che lo prendano anche gli altri partiti, che il problema della sicurezza c'è sull'area metropolitana, parliamo non solo della città ma dell'area metropolitana. Servono delle soluzioni che noi abbiamo proposto, che continuiamo a proporre, anche i colleghi della Lega ne hanno proposte attraverso le ronde che potrebbero essere accreditate dalla regione con corsi di formazione, comunque delle persone specializzate nel poter vigilare il territorio. La prevenzione è lo strumento migliore, l'utilizzo delle telecamere per la videosorveglianza, l'avere i militari, una maggior presenza delle forze dell'ordine e dei militari sul territorio. Durante il periodo della giunta Moratti, comunque sia, specialmente nella periferia, via Padova, ma anche in zona Niguarda, la presenza delle camionette, dei militari, solo per controlli, era un ottimo deterrente. Oggi purtroppo con questa nuova amministrazione Pisapia non vediamo risposte da quel lato, abbiamo la paura che non ci sia molta percezione di questo problema e dati alla mano sembra che, in vista anche del bilancio, si voglia ridurre quella che è la spesa per la sicurezza del comune. A questo punto mettiamoci una mano sulla coscienza e tentiamo, al di là delle magliette politiche che indossiamo, di proporre delle soluzioni concrete ai problemi che abbiamo in questi giorni. Patta, quali possono essere le soluzioni? Voi non vedete sicuramente di buon occhio il ritorno dei militari. Le chiedo, anche se questi militari fossero semplicemente di presidio, coloro i quali gridano di più e che sembrano più interessati a risolvere il problema sono quelli che fanno le cose semplici mettendo tutto in questione di ordine pubblico, cioè pensare di risolvere i giganteschi problemi. Quelli che hanno gli assassini legati al lavoro sono stati negli ultimi anni 300 in Italia, cioè c'è una recrudescenza della violenza legata a una degenerazione culturale di questo paese e a un problema di coesione sociale. Le società del mondo più militarizzate, Sud America, Stati Uniti, sono quelle meno sicure per i cittadini. Allora, quello che io contesto non è il fatto che ci vogliano i carabinieri, la polizia, che ci sia un 113 che risponde, perché lì sono successe anche cose che non hanno niente a che fare con cose di... Sono arrivati dopo nove minuti. Possiamo parlarne seriamente. Mio paese... La interrompo, perché proprio su questo tema oggi è intervenuto il questore di Milano, Savina, proprio su questo fatto della chiamata al 113 che è arrivata con grande ritardo. Anche il sindaco Pisapia ha detto c'è un problema di coesione sociale, nessuno telefona se vede... pur vedendo un uomo armato. Siamo ancora certi che in 3 ore non siano arrivate telefonate. Sentiamo quello che ha detto oggi il questore Savina proprio su questo argomento. Una disaffezione non credo, perché complessivamente noi abbiamo tra le due forze dell'ordine, in Milano per prima, dopo Varese partirà con il 112, numero unico. Abbiamo ogni giorno circa 3.200 telefonate, 1.500 la polizia, 1.700 i carabinieri che hanno la provincia. Moltiplicate questo dato per 365 giorni ed è un dato enorme.
Allora io non parlerei di disaffezione, perché stiamo facendo un torto al cittadino milanese. Il primo episodio che avviene, le indagini sono state curate all'arma, avviene perché questo con il signore Ganese con una sbarra di ferro tenta di aggredire un signore col cane che si rifugia dentro il portone, il quale aveva ritenuto che potesse essere magari una di quelle rapinette che avvengono, non aveva dato l'importanza. Mollerà e si armerà del piccone soltanto un'ora dopo. Gentili, un commento. Rispetto alle parole di Savina, ma il tema ha molte facce. Effettivamente stupisce che nessuno abbia telefonato in quell'ora e mezza. Effettivamente stupisce, da un lato bisogna chiarire, entrare nel merito, dall'altro il segnale mandato dal sindaco deve essere recepito. Questo non è il motivo per cui poi questa persona ha ucciso tre altre persone, non possiamo ridurlo così, però è chiaro che ci vuole un senso di comunità molto maggiore rispetto a quello che si è notato in quelle ore a Niguarda. Ognuno avrà avuto degli ottimi motivi per non chiamare la polizia. Io non penso che fosse un codardo, un omertoso o un poco di buono, avrà avuto tutti gli ottimi motivi, però il risultato è stato terribile. Quindi la comunità milanese si deve riflettere anche su questa cosa qui che è successa. Come mai nessuno ha telefonato, se questo è vero? Fatta chiedeva appunto rigore rispetto all'accertamento di questa verità, che è data per assodata, però possiamo anche verificarla. Se questo è vero, effettivamente tutti noi ci dobbiamo chiedere come è possibile che accada una cosa del genere. Questo non vuol dire che ha causato la morte delle tre persone. Ci sono altri motivi, altre situazioni e altre soluzioni, perché da un lato abbiamo, ripeto, il fatto prima richiamato della persona che uccide i suoi ex datori di lavoro. Dall'altro abbiamo l'omicidio di via Muratori, non si sa ancora bene perché quella persona e quella donna sono state uccise. L'altro, l'omicidio in via Bertomario qua di fianco. I numerosissimi fatti di aggressione nelle case. La sicurezza ha tante facce. Cioè, sono tanti omicidi diversi. Mettendo il militare, si può evitare l'omicidio? Posso dire una cosa? No? È chiaro che se ci fosse stato un militare in piazza Belloveso alle 6 probabilmente non sarebbe accaduto. Scusa. Magari sarebbe accaduto nella via di fianco, però è semplicistico dire quello. Io abito in una via di un paese di quest'area metropolitana. Io che mi ricordi, vigili carabinieri di polizia nella mia via, non li ho mai visti. È chiaro? Non c'è stato nessun omicidio nella mia via. Io sono lì da 30 anni. No, mai, è una via secondaria, certo, una via non di traffico, però siccome la logica sarebbe che se non sono visibili succede di tutto, il punto è un po' più complicato. Non dico che il problema della presenza non esista, dico che il problema è un po' più complicato. Non pensare, cioè il problema di parlare al vecchio che ha paura perché l'età avanza, le malattie, gli acciacchi e quindi qualsiasi cosa intimorisce, facendo credere che tutto si risolve con un po' di polizia e un po' più di forze dell'ordine, è una roba di una banalità sconcertante. E che su questo si costruisca un clima di aggressione politica lo trovo davvero poco serio, anche politicamente. Bastoni, clima di aggressione politica. Ma guardi, da chi ha organizzato centinaia e centinaia di manifestazioni cavalcando il malcontento degli operai, la politica del lavoro. Poi però avete lanciato dei gazebo, avete lanciato una forte mobilitazione per i prossimi giorni. Sì, la mobilitazione dei prossimi giorni è in realtà stata organizzata prima, purtroppo, dei tragici eventi di Niguarda. Noi riteniamo, per esempio, che il reato di clandestinità debba essere mantenuto. No? E noi, ecco, siccome Patta ha ragione quando dice non è solo una questione di semplice gestione dell'ordine pubblico, è una questione di politica, è una questione politica molto importante che anche a livello nazionale deve essere affrontata. E deve essere affrontata nei giusti modi, nei giusti capendo e andando al centro della questione. Oggi, per esempio, questa sera, vedo che si gira molto intorno al tema, no? Sono arrivati in ritardo i carabinieri. E probabilmente nessuno ha visto Cabobo che andava in giro
col piccone nessuno, quindi quasi colpa loro, non colpa di Cabobo, colpa di chi non ha avvisato che alle 4 si era visto un po' un uomo che andava in giro con un piccone. Questa è la modalità. Bisogna anche vedere quante persone alle 4 del mattino erano in giro che vedevano Cabobo. La realtà dei fatti è che Cabobo è il frutto del fallimento di un progetto, che è il progetto della società multirazziale, che è il progetto dell'accogliamoli tutti, che è il progetto dell'immigrazione incontrollata. Questa è la realtà. Anche chi dice che non si può militarizzare tutta la città, cioè effettivamente un omicidio o tre omicidi di questo tipo, così come i due omicidi avvenuti in via Muratori a Milano, sono veramente difficile la prevenzione. Molto difficile prevenire omicidi di questo tipo. Guardi, pensare di riuscire di eliminare dal mondo, dell'umanità, il crimine, penso che nessuno possa venire qua e giurare io che governerò il paese e io eliminerò la criminalità nel mondo. No, noi non pensiamo che nessuno abbia purtroppo questa bacchetta magica. Alcune cose però si possono prevenire. Il fatto che immigrazione incontrollata, clandestinità, crei un disagio sociale, crei atti violenti, e lo dimostra il resto del mondo, lo dimostrano gli Stati Uniti, lo dimostrano la Gran Bretagna, lo dimostra la Francia, lo dimostra il mondo, che purtroppo va gestita in maniera diversa la società e va fatta con scelte politiche importanti. Non capisco, siamo in presenza di leggi fatte da voi. Ma le leggi fatte da voi vanno applicate. Ci fermiamo due minuti di pubblicità. Le leggi fatte da noi vanno applicate, i magistrati non le applicano. Di nuovo in diretta, ripartiamo domani i funerali delle vittime. Mi piace segnalare questa iniziativa del Consiglio di Zona 8 che ha deciso di intitolare la piscina comunale di via Arturo Graf a Daniele Carella, il 21enne morto in seguito alle lesioni riportate per l'aggressione a colpi di piccone di Madacabobo. Una decisione che ha preso il Consiglio di Zona 8, questa piscina nel suo quartiere appunto verrà dedicata, diciamo un'ottima iniziativa. E torniamo a parlare di reati, perché da un lato il centrodestra dice servono i militari, il numero dei reati è in aumento, dall'altro la giunta Pisapia mi sembra invece dati alla mano, dice il numero di reati tra Moratti e Pisapia è rimasto più o meno uguale. Anche su questo argomento è intervenuto oggi il questore di Milano, Savina, sul numero di reati a Milano, sentiamolo. Vissuti militari, questore di Padova, 3 anni, operazione strade sicuri con i militari che erano di pattuglia accompagnati da 27 carabinieri. Io ti dico che i risultati in termini assoluti non cambiano. A riprova di quello che dico, a dicembre non a caso ho detto proviamo a dare dei dati sul totale generale dei reati che sia complessivo del numero di anni, quindi 2008, 2009, fino al 2012. Nel 2008 mi pare che qua i militari pattugliavano le strade, che c'era un'altra giunta. Ecco, se vedete il numero dei reati è appena superiore. Abbiamo un telespettatore in linea, buonasera. Vorremmo sentire. Sì. Buonasera. Da dove ci chiama? Chiamo da Busto Arsizio. Buonasera, dica. Buonasera. No, io volevo ritornare sull'argomento del canese che ha fatto quella strage. Diciamo. A me sembra quasi che, mi sembra proprio che da parte di alcuni esponenti politici, che sia un fatto che sia stato un canese, una propaganda per dire gli extracomunitari, per il fatto reato di clandestinità. Cioè, mi sembra che molti esponenti politici giocano su questa cosa qui. Secondo lei invece? Propaganda. Secondo lei invece come la pensa? Io penso che sia da condannare uguale come se fosse stato un italiano. Cioè, il fatto è molto grave. Senza entrare nel merito che sia stato un ganese o prendere in considerazione il reato di clandestinità,
Secondo me da condannare sia che sia stato un italiano o un danese, questo è un reato grave, molto grave. Questo chiaramente, però il centrodestra faceva riferimento appunto al reato di immigrazione clandestina, poi c'è un dibattito in corso a Roma, il governo, il ministro Chiange, se eliminare, se cambiare la legge Bossi-Fini, e mi piacerebbe sapere cosa ne pensa, cioè qual è anche il suo pensiero sulla legge sull'immigrazione, cioè secondo lei c'è bisogno di una stretta, va bene così? No, secondo me c'è bisogno di migliorare questa legge sull'integrazione, secondo me non, l'integrazione ha ben poco, diciamo, grazie. Invece di criminalizzare. Grazie, grazie. Migliorare la legge sull'integrazione, bastone. Ma se, allora, la legge, una cosa, cioè, differenza fra chi fa le leggi e chi applica le leggi. In Italia purtroppo c'è questo brutto vizio da parte della magistratura che le leggi vanno interpretate. Il signore dice non possiamo cavalcare, le leggi vanno interpretate, perché le condanne non sono mai fatte da un computer. Cabobo doveva essere espulso, Cabobo doveva essere espulso, sì o no? Perché gridi? Stiamo sull'argomento, sulla ha fatto un ricorso. No, siccome mi interrompi, io non ti ho interrotto, grido. Sì, okay, lasciamo perché siccome è cattivo gusto interrompere. Gentili, lasciamo terminare Bastoni. Gentili sia gentile. Mi lasci sia gentile. Bastoni, avanti. Mi lasci finire. Se no alzo la voce, perché se no, cioè, voglio dire. Comunque, bisogna parlare del reato di clandestinità, perché Cabobo è frutto del reato di clandestinità. I genitori di quel povero ragazzo che è morto all'età di 21... della Bossi-Fini, non ho capito. No, è colpa di chi non ha applicato la Bossi-Fini. E se la Bossi-Fini va cambiata, va inasprita nei confronti della clandestinità. Ecco quello che noi diciamo. Perché è troppo facile dire c'è la legge Bossi-Fini. Per la legge Bossi-Fini, Cabobo andava espulso. Per la legge Bossi-Fini, Cabobo andava espulso. E siccome si dice che Cabobo è poverino, non parla l'italiano, non parla nessuna lingua comprensibile, parla uno strano dialetto che nessuno capisce. Ma chi lo dice poverino? Chi lo dice poverino? Ci devono spiegare. Hai trovato qualcuno che ha detto poverino? Come ha potuto fare un ricorso? Bastori, lui che non parla l'italiano. Poverino. Buonasera. Buonasera. Da dove ci chiama? Da Milano. Buonasera, dica. Niente, volevo riagganciarmi un attimino a quel signore precedente a me che ha parlato di Niguarda. Niente, non condivido quello che lui ha detto. Per esempio, c'è il fatto che noi italiani, quando andiamo all'estero, noi siamo condannati a ogni cosa che facciamo. Mentre qui abbiamo della gente che non può stare in Italia, no? Egregio signore che ha parlato prima avrebbe dovuto pensarci prima a dire le parole, per semplice fatto che se una persona non viene accettata, a questo punto io penso che la polizia, quel che sia, perché io sono un ex cittadino di Niguarda, abitavo a Niguarda, avevo una fabbrica a Niguarda di pasticceria, per cui conosco bene la gente di Niguarda. E a me è dispiaciuto molto quello che è successo. Le posso chiedere dove abita ora? Ora abito in via Console Marcello 21. E posso chiederle anche rispetto alla giunta Pisapia se lei ha notato un aumento dei reati, una diminuzione dei reati, i reati fin dei conti rimangono uguali, perché poi è interessante capire anche la gente sul territorio, in città, Milano, esatto. Al di là di questi fatti, poi cosa ne pensa? Esatto, bene, per me diciamo che il sindaco Pisapia è un ottimo sindaco e sta facendo delle cose bene, malgrado tutto ci sono sempre dei casini in giro, perché noi a Milano specialmente abbiamo di quelle persone che non dovrebbero neanche esistere. Però quello che a me non sta bene, se lei prende un tram, un 12 per esempio, e trova 80 extracomunitari su quel tram lì che paga mica il biglietto, no? C'è qualche casino, non c'è nessun italiano che interviene a difenderla. È quello che a me dispiace. Cioè noi italiani siamo diventati in pochi, specialmente qui a Milano. La ringrazio, grazie Di Stefano. Poca solidarietà tra italiani, sembrerebbe capire. Diciamo che non è questione di poca solidarietà, non condivido queste parte di alcune affermazioni. C'è da valutare un problema che comunque nessuno vuol dire che
se non ci fosse stato Cavob e ci fosse stato un italiano, si sarebbe affrontato il problema in maniera differente. Il problema è la prevenzione del reato, la presenza di una maggior presenza delle forze dell'ordine, che ci fosse stato un ghanese, un italiano, un albanese o qualsiasi altro cittadino, a noi non interessa. L'importante è trovare una soluzione per dare un senso di sicurezza ai cittadini. Quello è il primo punto. Il secondo punto che va analizzato è il problema di integrazione. La legge Bossi-Fini, abbiamo detto, c'è, il problema è come viene applicata. Ma anche il PDL vorrebbe una stretta o è... Ma più sicuramente una Lega? Stretta, perché se vediamo che la legge c'è, il problema è come viene applicata, perché se ti consente di in qualche modo ritornare sul territorio, non essere espulso, attraverso tutta una rete di situazioni relative alla burocrazia piuttosto che ai vari ricorsi, è ovvio che lo spirito della legge iniziale non viene disatteso, e allora tanto vale inasprirla. Stefano, fermo perché c'è un altro telespettatore in linea. Buonasera. Sì, pronto? Buonasera. Sì, salve. Niente, volevo intervenire per far presente questo. Ricordiamoci che all'estero ci sono ancora posti in lingua non scritta, rispetto all'ingresso agli italiani. Non capisci niente. Noi queste persone si dà di tutto, viene tolto l'italiano per dare unicamente a loro. E posso chiedere da dove ci chiama? Da Rodi. Da Ro? Arrivano in Italia, allora, alloggi, tutto, soldi, i nostri sono privi di lavoro, casa, assistenza. Questi tutto gratis e in più... rifugiati politici 30 euro al giorno, oltre a quello che ci viene a dare a tutti quelli che i clandestini. Guardiamo soldi che vengono dati a queste persone, cosa danno, cosa portano in Italia, la violenza, e dopo viene detto che sono delle vittime. Grazie. Il razzismo, se esiste, vi esiste ora purtroppo verso l'italiano. Sentiamo... Grazie. Posso, sì, volevo dire una cosa rispetto alla telefonata precedente, quest'ultima purtroppo si è sentita male e mi spiace. Il signor Cavob non può rimanere libero né in Italia né in Ghana né in Svizzera, deve rimanere in carcere, questo è chiaro, non è che adesso dobbiamo espellerlo, è una persona che può arrecare dei danni alla comunità, qualsiasi comunità sia. Sì, andava espulso prima. Andava espulso prima, allora rispetto alla procedura sarebbe interessante, io ho saputo che ha fatto ricorso per avere l'asilo politico, gli è stato negato, poi ha fatto un nuovo ricorso. Non parla neanche il ghanese, come ha fatto a fare ricorso? Ci sarà un avvocato che gliel'ha fatto per lui, perché l'asilo politico non dipende dalla se sai la lingua o meno. Era così disperato, però da andare da un avvocato. La follia del discorso che ha fatto prima Bastoni e che dice: l'esempio di Niguarda ci dice che la società multietnica è un fallimento. Noi non facciamo i banchetti, per l'amor del cielo, per quanto è accaduto in Niguarda, però sarebbe stato serio, secondo me, rinviarli i banchetti proprio perché era successo in Niguarda, visto che non c'è questo legame. Perché la gente poi il legame lo fa e la responsabilità politica è alta. Io ricordo che l'immigrazione è stata ed è una grande ricchezza per la nostra nazione, e i 9/10 degli stranieri che oggi lavorano nelle ditte, nelle aziende, a raccogliere pomodori piuttosto che da badanti, sono entrati clandestini. Questo è il tema. Bastoni, quindi diciamo siete quasi accusati di gettare benzina sul fuoco. Ma, guardi, a me non mi interessa assolutamente nulla di queste accuse, come non mi interessa nulla quando la controparte mi dà del razzista. Anzi, perché, guardi, io ho... Dovresti offendere. No, non mi offendo neanche, perché i veri razzisti siete voi, poi, di fatto. Perché, guardi, ieri in Consiglio Comunale abbiamo... Siete razzisti, chiudete una scuola, per esempio, la scuola civica San Giusto, perché non ci sono bambini questo. E non ci sono bambini extracomunitari. Ci sono pochi bambini extracomunitari. E allora va chiusa la scuola. È una forma, è vero, di razzismo anche questa. Vero. Siete razzisti perché ieri avete preferito, invece che parlare delle povere vittime di Niguarda, il sindaco ha preferito andare a Roma a parlare con il sottosegretario e i ministri. Minuti. No, ma era importante quello che stavo dicendo. Ma per se mi dai del razzista, però. E tu me lo dai a me, io non posso... Ma chi ti ha detto razzista? Poverino Cavob nessuno l'ha detto, razzista Bastoni nessuno l'ha detto.
nuovo in diretta, ripartiamo dalla telefonata di un nostro telespettatore. Buonasera. Buonasera. Niente, l'abbiamo persa. Allora, ripartiamo dal tema, dai funerali delle vittime. Il sindaco Pisapia sarà presente? Penso proprio di sì, io ho saputo adesso che c'è l'ipotesi di fare tre funerali diversi, è assolutamente una scelta che effettivamente posso anche condividere, perché ogni famiglia vorrà avere lo spazio, il tempo, la riservatezza per ricordare il proprio caro. Penso proprio di sì, e non so come ha organizzato la giornata, però domani è giornata di lutto cittadino, è una giornata su cui la città deve riflettere, la politica deve riflettere, perché è un fatto gravissimo e deve essere compreso nel dettaglio di come è accaduto e di come si è sviluppato, per evitare che accada in altri momenti, anche se è complicato prevenire un atto e un omicidio così terribile. Ci sarà anche la Lega, immagino, al funerale. Siccome noi non vogliamo strumentalizzare, chiunque parteciperà, parteciperà in via del tutto personale, quindi ritengo che il funerale comunque è un momento così personale che non deve essere assolutamente utilizzato per farsi propaganda. È chiaro che poi è ovvio, visto che è un lutto che ha colpito tutta la città, che le istituzioni ci saranno, ma non penso che questo sia l'importante. L'importante è che bisogna veramente fare in modo che queste cose non avvengano più e far sì che il Consiglio Comunale, la Giunta, l'amministrazione si faccia promotrice, perché queste cose non vengono, non come ieri che abbiamo perso due ore a parlare, scusate, di un delibera che riguardava gli ermafrodito, i gay e le lesbiche per la difesa dei loro chissà quali diritti non rispettati. Telefonata, chi c'è in linea? Buonasera. Pronto? Sì, buonasera, da dove ci chiama? Come si chiama? Chiamo Giovanna, se sono io quella che avete chiamato. Sì, prego, dica. Ecco, allora, mi chiamo Giovanna e abito a Sesto Calende. Guardi, premetto subito che sono una signora di 80 anni, quindi ne ho viste di tutti i colori, ma su questa faccenda sono proprio un po' sconcertata, perché dobbiamo sempre sottometterci a tutti? Perché questo accidentaccio qui va in giro per la strada a ammazzare, poi ancora c'è qualcuno che lo scusa? Ma insomma è vergogna, ragazzi, che io che ho una certa età non posso più uscire la sera, andare a trovare un'amica o uscire a bermi un caffè, perché mi sento da sola, vivo da sola e ho paura, credetemi, ho paura, perché qui siamo circondate di queste persone che fanno paura a un certo punto. Però, signora, nessuno qui sta scusando o giustificando sì, questo, no, signora, per carità, questo mi dico io, non no, è che ce l'ho con no, voi, cerchiamo sentito, di capirci. Però. Ecco, però io sono propensa per la Bossi-Fini, assolutamente non cancellatela, non fatela cancellare, perché è l'unica che ci difende un momentino, se no non abbiamo più niente, ragazzi. Vediamo di cercare di aiutarci. E poi se queste persone vanno espulse, ma mandatele via, che sono qui che ci rovinano l'Italia, siamo già in ginocchio. Signora, ma posso chiederle se nel suo paese c'è un problema sicurezza, nel suo comune percepisce un numero di reati in aumento, c'è un problema di sicurezza? Guardi, io le posso dire che dove abito io in casa mia ho già cambiato la porta, ho già cambiato la serratura blindata 3 volte, perché hanno cercato già di venirmi in casa. Io le spiego di più ancora, io ho il garage, è sotto praticamente il garage, io alla sera ho paura, lascio la macchina in cortile, perché andare sotto ho paura, ci sono facce di tutti i colori che fanno paura e alle volte si sentono anche sotto il bosco delle minacce. Grazie signora, grazie mille. Grazie a lei, buona serata. Un tema sicuramente interessante è il coordinamento delle forze di polizia, cioè come, oltre alla presenza dei militari, come coordinare meglio le forze di polizia. Il questore oggi nell'ultima parte di intervento ha parlato anche di questo, lo sentiamo, c'è un contributo che ha raccolto oggi Jacopo Casoni. Io ho vissuto in città da capo della squadra mobile prima e da questore dopo, in cui c'erano i primi militari, in altri posti non li ho trovati. I militari sono una risorsa, ma la gestione dei militari può essere sia nella forma del pattugliamento, ma anche nella forma del presidio fisso, come a Milano ci sono. Uscite da qui, passate per il consolato americano e vi vedete la garritta con 2 militari. Se fate 10 metri per andare verso la stazione sulla via Turati, c'è un porticato sulla sinistra e lì trovate una camionetta imboscata. Quindi significa che quei militari consentono, stanno consentendo, consentono anche oggi alle forze dell'ordine
di, come dire, di liberare risorse sul territorio. Quindi, fatta questa premessa che qualsiasi risorsa è utile, i militari ci sono e in questo caso la scelta è quella di fare dei presidi fissi per liberare forze dell'ordine. Di Stefano, che impressione ha fatto il questore? Cioè, sembra convinto ma non troppo. Non troppo, sì. Però il messaggio che ha dato è proprio quello che noi stiamo rivendicando da tempo. Comunque sia, la presenza di militari consente alle forze di liberare le forze dell'ordine che possono muoversi sul territorio, aumentando così una presenza che non dico sarà capillare, però aumentando sicuramente la presenza sul territorio, che è una forma di deterrente per chi vuole commettere un reato. È in quella direzione che noi stiamo tentando di andare. Poi, se si vuole affrontare il discorso dal punto di vista ideologico, dicendo che nel Sud America è pieno di militari ma c'è tanta insicurezza, lo lascio cadere così nel dimenticatoio. Basta, proviamo a riaffrontare il discorso militare sì, militare no, non sia ideologico. No, ma io non sono ideologico, però c'è una discussione che non mi sembra avere seguire un binario ben preciso. Allora, i militari dissuadono, va bene? Prendiamo per buono questo assunto. Non è così. Le società occidentali più militarizzate hanno 10 volte crimini dell'Italia. Ve lo dovete ficcare nella zucca, questo concetto. I paesi del Sud America, dove c'è un militare ogni 50 metri, sono società dove la no, però se no, però io voglio, però io voglio, però io no, no, ma c'è, Fatta, ma stai parlando di paesi dove c'è un golfo, anche gli Stati Uniti, ma parla di paesi dove c'è il narcotraffico, fa forma di governo, che cosa stai dicendo? Un concetto, anche gli Stati Uniti sono enormemente più militarizzati di noi, la delinquenza e gli omicidi anche di massa sono più numerosi, molto, ma le città americane, Washington, credo che abbia in rapporto alla popolazione 10 volte gli omicidi di Milano, non perché è più grande, ma in rapporto alla popolazione. Vi è chiaro questo concetto? Allora, però, io vorrei dire un'altra cosa. Il problema della mancanza, dell'angoscia esistenziale della gente, della mancanza di coesione sociale e del rancore maturato nelle persone in questi anni di crisi, non della società interculturale, ma della società punto, produce un fenomeno. Oggi il cittadino italiano, che diversamente dal militare è dovunque, perché quando cammini trovi cittadini dappertutto, non dissuade chi ha intenzione di fare un atto criminoso dal dissuaderlo, perché oramai è consolidato, per di fronte ad atti criminali, delittuosi, di piccola o di grande natura, i cittadini si voltano dall'altra parte e non intervengono. Allora, il sottoscritto Patta, che magari vede uno scippo e vorrebbe intervenire, Patta, però una telefonata, viene fermato dal fatto che se Patta, gli altri non sono solidali con lui e si scontra col delinquente, Patta, finisce per pagare da solo. Buonasera, chi c'è in linea? Sì, pronto? Sì, buonasera. Sì, buonasera, Antonio da Rò. Buonasera, dica. Senta, ma io sono abbastanza schifato, un po' di tutto, perché sono uno che lavora da 36 anni a pagare sempre le tasse, più lavoro più pago, servizi zero. Quando vedo che gli extracomunitari prevalgono sugli italiani, anche io sono stato un immigrato dalla Sicilia qui a lavorare a farmi il matto e nessuno mai mi ha regalato niente. Vado avanti pagando sempre delle tasse, non mi parlate delle forze dell'ordine che ci proteggono, di quella persona che c'è lì, che è l'antima. Guarda, sono abbastanza stufo un po' di tutti, perché quando faccio una denuncia a un carabiniere di determinate cose mi sento dire non ci possiamo fare niente perché tanto il giudice lo libera. Ma allora che cazzo vogliamo fare queste tasse noi? Ma mi volete dire? Qui siete tutti, ma tutti, sembra parlare. E grazie, basta. Grazie. C'è effettivamente questo che tema prima. Che poi, telefonando alle forze dell'ordine, il vigile è un caso classico, poi l'intervento non è mai
Poi in privato ve ne dico una più pesante. La gente che ha risposto così al cittadino che ha telefonato è sconsiderato in questo caso e ha dato una risposta dannosissima. In questo caso bisogna dire che i carabinieri sono intervenuti, se non sbaglio, in 9 minuti. Sì, sì, ma ci mancherebbe. Io faccio il caso specifico di questa risposta. In questo caso le forze dell'ordine sono da elogiare, da encomiare. Chiaro. Prego. Faccio il caso specifico di questa risposta. Questo cittadino ha fatto una denuncia e questo agente ha fatto questa risposta, sarebbe meglio che si dimettesse e facesse un altro lavoro, perché danneggia la sua forza che rappresenta, danneggia lo Stato che rappresenta. Il tema passare da niguarda ai diritti degli extracomunitari, al fatto che gli extracomunitari hanno dei diritti in più dei cittadini italiani, così sembrava da questa telefonata. Mi piacerebbe capire meglio che cosa si intende con questo, perché queste frasi dette così non hanno alcun senso e producono degli effetti dannosissimi rispetto alla tenuta della nostra società, che è una società comunque, come tante altre più evolute della nostra, che accoglie ormai, ma come è sempre stato nella storia del mondo con le migrazioni, che accoglie persone che non sono tutte nate in quel posto da generazioni, sono persone che sono nate a Milano, sono nate in Puglia, sono nate in Basilicata, in Alto Adige, in Africa, in Svizzera, in America. Dobbiamo farcene una ragione che da quando l'uomo è nato le migrazioni ci sono. Questo vuol dire che... Anche con i governi del centrodestra. Basta, sì. Facciamo finire Gentile e poi c'è di... Questo vuol dire, non vuol dire che si debba avere un atteggiamento di lassismo, di rigore assoluto, a maggior ragione in questo momento in cui la crisi produrrà sicuramente un aumento dei reati. Questo ce lo dobbiamo dire. Il fatto che molti perderanno il lavoro porterà molti, probabilmente quelli che non hanno le spalle larghe o un'educazione rigorosa e ferrea, a pensare che il furto o lo spaccio possa essere una soluzione. Quindi soprattutto in questo momento il rigore e anche la sorveglianza dei luoghi, quindi il fatto che ci siano più agenti in strada, io lo considero un valore aggiunto soprattutto in questo momento. Se i militari possono presidiare e dare agli agenti il ruolo che hanno sull'ordine pubblico in strada, ben venga. Sono 500 gli agenti di polizia che mancano rispetto, oggi ne parlavamo in commissione antimafia con i sindacati della DIA, sono 500 gli agenti che mancano a Milano per un presidio corretto del territorio, questo è il dato. E questo è il dato con cui dobbiamo fare i conti. È chiaro che in una situazione di crisi c'è un nesso tra crisi, perdita di posti di lavoro. Infatti mi volevo agganciare per interpretare il messaggio del telespettatore che è intervenuto prima, che secondo me il collegamento è proprio quello. Un italiano si inasprisce il rapporto con lo straniero proprio in una situazione di crisi, perché uno dice: io ho pagato le tasse da un sacco di generazioni, si sono costruite case popolari e quant'altro. Pagano anche gli stranieri. Certo, però ci sono molti stranieri che magari arrivano, non hanno mai pagato nulla e ricevono la casa popolare. E all'italiano non che è fino vero, fino non è vero, che, questa no, è un'altra sto delle dicendo, sto interpretando, sì, no, ma non attaccate però non subito. È vero, ma perché allora, si mette in c'è testa l'italiano, è un modo di mettere in testa l'italiano, fatemi finire sbagliate. Il discorso. L'italiano in una situazione di crisi dice: benissimo, loro non hanno mai pagato, non hanno mai dato contributi così costantemente come noi l'abbiamo fatto, oggi che noi non riusciamo a comprare la casa, a prenderla in affitto, avremmo bisogno proprio di quelle case lì popolari che noi abbiamo contribuito a costruirle, non le possiamo prendere perché nelle graduatorie, si sa, in tutte le città ci sono sempre loro per primi, e si va a inasprire il rapporto tra l'altro tra l'italiano e chi viene da un'altra nazione. Allora lì sta nell'intelligenza anche non solo di chi fa politica, ma anche di chi veicola poi i messaggi, non inasprire, non andare a legittimare queste tesi, queste teorie, tentando però di trovare delle soluzioni anche per i cittadini che comunque, perdendo un posto di lavoro, vivendo in una situazione di crisi, non si devono 18, scaricare. 18:48, mi devo fermare, pubblicità, 2 minuti e torniamo.
Di nuovo in diretta, 18.50. Prima di continuare, vi ricordo che è in edicola il nuovo numero del giornalino, il settimanale per ragazzi del gruppo San Paolo. In copertina vedete Io leggo, è un numero speciale dedicato appunto alla lettura, a invitare i bambini, i ragazzi ad aumentare, a leggere sempre di più. Prima di continuare, guardiamo i titoli del telegiornale che andrà in onda alle 7:15. Vertice sulla sicurezza tra il sindaco Pisapia e il questore di Milano Savina, domani giorno dei funerali delle vittime di Cabobo, lutto cittadino. Da lunedì prossimo la polizia locale di Milano non potrà più trasmettere i verbali delle multe a Equitalia. A fine giugno scade infatti il rapporto tra questo ente e il comune di Milano. A Palazzo di Giustizia è stato il giorno di Ruby, la ragazza marocchina ha testimoniato al processo in cui sono imputati Mora, Fede e Laminetti. Domani si apre l'ultima giornata di Serie A, ancora da decidere chi va in Europa League, ma soprattutto chi raggiungerà il terzo posto tra Milan e Fiorentina. Abbiamo parlato per tutta la puntata di Niguarda, ora andiamo su un argomento un po' più leggero, anche se non è poi così leggero, su Facciamo Rete, questa iniziativa che avete fatto, che Facciamo Rete ha fatto alle colonne di San Lorenzo, per denunciare che a Milano la mafia esiste e soprattutto a Milano la mafia gestisce i negozi anche in pieno centro di Milano. Sì, è un'iniziativa che è stata molto significativa, è stata fatta alle colonne di San Lorenzo la sera di sabato scorso, c'era anche Gianni Barbacetto, c'erano degli studenti, dei giovani e abbiamo parlato ad alcuni richiamati dall'evento, 60-70 persone, ma abbiamo parlato poi ad una piazza piena di giovani che si trovavano lì per caso a bere, seduti per terra di diversa provenienza ed è stato molto interessante. Il richiamo di Facciamo Rete a noi istituzioni era proprio quello di trovare il modo per riuscire ad aiutare i ragazzi a consumare in maniera consapevole, cioè non consumare nei locali che sono oggetto di riciclaggio. È un tema molto complicato perché è difficile individuare con certezza i luoghi del riciclaggio. Noi come Comune di Milano proprio settimana scorsa abbiamo aperto con una delibera questo ufficio di lotta al riciclaggio in cui traendo gli elementi dal quartiere, dai segnali dal vigile di quartiere, dai consigli di zona, dai consiglieri e dai cittadini, incrociando i dati che giungono dal quartiere con i dati anagrafici, retributivi patrimoniali, si può individuare se alcune persone che hanno quell'azienda, quel locale, quella pizzeria possono essere prestanome e quelle imprese frutto del denaro riciclato. Sentiamo l'intervista che abbiamo fatto oggi. Jacopo Casoni ha sentito la presidente di Facciamo Rete proprio che ha organizzato questa importante iniziativa. Un primo passo per combattere le mafie è scegliere dove consumare, quindi dove portare i propri soldi. Questo è stato il senso della nostra notte contro le mafie. Più che una protesta direi che è un primo inizio di informazione, no? Della pubblica opinione. Perché probabilmente la prima cosa da fare a Milano è scardinare quelli che sono un po' di luoghi comuni che ci avvolgono tutti. La famosa mafia in doppio petto che praticamente sembra un ente virtuale, in realtà no, è fatta di persone fisiche, nomi e cognomi che investono soldi nell'economia legale e che quindi spesso ci traggono in inganno perché non conosciamo i tentacoli della piovra. Consumo critico contro le mafie e una whitelist dei locali virtuosi. Cosa ne pensa Bassoni? Si può agire anche attraverso iniziative del genere o sono solo spot che poi Io ritengo che tutto ciò che venga fatto in tal senso vada bene, sempre meglio di più che il di meno. So che Davide Gentile, tra l'altro, è molto sensibile a questo tema della lotta all'antimafia, quindi so che sicuramente da questo punto di vista potrà trovare tutto il nostro sostegno. Non capisco però una cosa, noi sappiamo a Milano che vi sono dei locali diciamo collegati alla mafia, cioè sappiamo indirizzo, nome del locale, cioè questo che... No. Che ah no, perché... Ci sono, si possono individuare dei rischi,
dei rischi, e l'ufficio che parte a Milano martedì c'è un primo momento formativo, è in applicazione della legge 231 del 2007, che è la normativa che si applica alle banche, agli intermediari finanziari, che nel momento in cui il loro cliente non ha un comportamento finanziario trasparente e tracciabile lo segnala alla Banca d'Italia. Così noi vorremmo fare, nel momento in cui emergono dei rischi, dei sospetti che quella persona o quel bar siano frutto di denaro illecito, allora il Comune segnala alla Banca d'Italia questo rischio. La Banca d'Italia poi valuta, verifica e invia alla Procura i dati per ulteriori indagini. Si gioca praticamente d'attacco, cercando di non difendersi dalle mafie, sì, ma di attaccarle sul loro campo. Ovviamente tutto questo, siamo d'accordo, sul fatto dell'iniziativa dell'andate a bere nel locale giusto. Quello è complicatissimo perché poi c'è il locale non giusto però, infatti, cioè, quindi noi sappiamo poi, che c'è un locale, esempio, chiaro, questo che, cioè, voglio dire, siamo certi di quello che diciamo, no? Cioè, sì, noi diciamo, non andate al bar, chiaro, Piccopallo, perché al bar Piccopallo... Quali possono essere le caratteristiche del locale con il bollino, cioè, mafia free, verrebbe da dire? Prego, c'è parte. No, ma scusa, se un gestore non ha nessun problema sulla provenienza delle proprie risorse finanziarie, mette a disposizione degli enti di cui ha parlato Gentile tutti i dati. Il problema ci starà quando uno non mette a disposizione i dati e mostra la filiera della provenienza del denaro e le forme dell'investimento. Quindi sì, io la trovo molto positiva. Il tema della trasparenza è un tema, non è l'unico tema, perché poi effettivamente la trasparenza dell'assetto proprietario è richiesta dal Comune, poi potrebbe essere anche in qualche maniera resa visibile al cittadino, però da qui a individuare se quei nomi o meno sono dei prestanome, sono collegati, è tutto molto più complicato. No, io ragionavo all'inverso. Se io faccio una whitelist di quelli il cui sistema di entrate e uscite finanziarie è trasparente, evidente, io posso fare una whitelist di questi, che quindi si rendono disponibili a dare tutti i dati e gli elementi a chi si decide, agli enti preposti, eccetera, eccetera, perché io entri nella whitelist di quelle figure che sulla provenienza delle cui risorse non ci sono dubbi perché le ho evidenziate. Dopodiché i cittadini traggono le conseguenze. Stefano, una whitelist è possibile, una lista di questi locali? No, io non vorrei che ci si perché sostituisca, no, a chi è già preposto a fare questi controlli, mi sembra di capire. Cioè, ha detto mettere a disposizione la tracciabilità, immagino che già la Guardia di Finanza o comunque sia faccia una tracciabilità, verifichi, poi per l'amor del cielo le iniziative del genere sono sempre ben accette, l'importante è che poi non si danneggino chi magari non viene, non uno si ritrova nella blacklist mentre non si è comportato, cioè, non si è mai comportato, c'è cioè una blacklist. No, come non c'è, voglio dire, se dice tu vuoi entrare mi chiedo se uno dice lì non devi andare, no, perché c'è, no, allora mi aspetto che il locale sia chiuso. Scusate, la proposta è quella, la proposta è di fare un bollino solo whitelist, nessuna blacklist, c'è il locale virtuoso, c'è il locale virtuoso, il bollino a posto, ma io che ho un locale e non mi viene dato il bollino whitelist, quindi il bollino deve essere richiesto e poi ci saranno una serie come di tutti garanzie da tu metti a disposizione tutti i dati, okay, e quindi e viene riconosciuto dal Comune, esatto, di Milano il bollino. Entri come tutti, possono farlo tutti. Se uno invece ha qualcosa da nascondere non verrà a dire che vuole entrare nella whitelist. 18:59, siamo arrivati alla fine. Io ringrazio Davide Gentili, Presidente, grazie, della Commissione Comunale Antimafia, buon lavoro. E Di Stefano, Sesto San Giovanni, PDL. Max Bastoni, Lega Nord, Comune di Milano. Grazie. E nell'Opatta abbiamo detto Rifondazione, non più Federazione della Sinistra. Buonasera. Questo programma vi è stato offerto da Famiglia Cristiana, il settimanale della famiglia.